ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi mi trucco con voi, con VoiceOver, perché ero di fretta e non avevo tempo di parlare, così però per non sprecare, diciamo, l'occasione in cui ricreavo un trucco diverso dal solito, ho deciso di accendere la fotocamera. Sono partita direttamente con il fondotinta. In tante poi mi avete chiesto di farvi vedere il fondo di Wycon all'azione ed eccolo qua. Come potete vedere, io lo sto applicando con la Simil Beauty Blender bagnata e mi sta piacendo tantissimo. Sono passati altri giorni da quell'utilizzo e mi sta piacendo veramente tanto. Passo subito al correttore e utilizzo il mio amatissimo Boeing Airbrush Concealer di Benefit. Lo applico inizialmente con il polpastrello per poi andarlo a sfumare con un pennello e ne metto un pochino anche sulle palpebre, che così mi serve sia da primer che per andare ad uniformare il colorito. Come cipria utilizzo una delle mie preferitissime ed è la Beauty Amplifier, appunto, di Sephora, che non va a alterare l'incarnato. Ne applico giusto un velo leggero. Passo poi alle sopracciglia, utilizzo la mia combo preferitissima, la Micro Brow Pencil di NYX con il Goof Proof di Benefit, e dalla palette In Taupe di Zoeva andrò ad applicare questi due colori. Prima il color vaniglia sotto l'arcata sopraccigliare, che poi alla fine andrò anche a riapplicare per rendere più vivido, perché farò tante sfumature e quindi un po' si andrà a perdere. E poi dalla Rose Gold di Huda Beauty applico questo color matte che si chiama Shy. È un nude rosatino, anche se appare leggermente diverso, ecco. Però mi piace tanto ed è uno dei colori che almeno per adesso sto utilizzando di più di quella palette. E lo vado ad applicare con il pennello da sfumatura di Neve Cosmetics, il Teal Blending, che per la prima passata di sfumatura è sempre ottimo. Poi prendo il color Malva con del vinaccio all'interno dalla In Taupe di Zoeva, che è una palette che, fatta eccezione per qualche colore, non è che mi sta proprio entusiasmando, ma ci stiamo ancora conoscendo, diciamo. E lo vado ad applicare nella piega dell'occhio con il 227 di MAC, in modo che riesco ad applicare e a sfumare il prodotto in contemporanea. Mi piace tantissimo questo colore della palette di Zoeva e gli dà quel tocco glam in più, però senza risultare troppo pacchiano, e sfumo tantissimo. Poi con un pennello pulito vado ad amalgamare bene il tutto e passo alla palpebra mobile. Questo è il primo ombretto di Paula P che vado a utilizzare oggi. E vi faccio vedere un occhio applicato con le dita e un occhio applicato con un pennello piatto da ombretto. Questo è il numero 37. Mentre quello che andrò ad applicare dopo sarà il più chiaro, il 36. Comunque trovate tutti i prodotti giù sotto in descrizione. Ecco, sull'occhio sinistro adesso lo sto applicando con il pennello. Poi prendo Coco, sempre dalla Rose Gold di Huda Beauty, e lo vado a picchiettare proprio all'angolo esterno, perché voglio intensificare un po' di più il trucco. Pennello che avevo utilizzato prima pulito, vado ad amalgamare sempre il tutto senza cercare di trasportare troppo prodotto a destra e a manca. E poi con questo pennello da sfumatura, però molto preciso, piccolino, di Primark, applico il nero proprio tamponando e tirando verso la rima C
ciliare superiore, di modo da avere un grado di intensità superiore del make up. Applico e sfumo tantissime volte, e poi ora, ecco, ve lo sto facendo vedere adesso, vado ad applicare Coco nella parte finale, sovrapponendomi anche un po' al nero per ricreare un po' di gradient. Ora prendo l'ombretto numero 37, che è il più chiaro dei tre usciti nella collezione Winter, e lo vado a picchiettare nella parte, nel primo terzo di palpebra mobile. Poi risfumo un pochino nella piega dell'occhio, perché voglio che tutti i colori si vedano bene. Come vi dicevo prima, riapplico il colore illuminante sotto l'arcata sopraccigliare, un colore matte comunque. Poi matita nera all'interno dell'occhio, uso la solita di Essence, la Long Lasting Black Fever, ormai lo so a memoria perché la compro e ricompro da anni e anni e anni. E poi provo con voi anche il nuovo eyeliner di Paula P, un eyeliner nero in gel che io applico con il pennello angolato di Zoeva. Mi trovo benissimo e ci ho fatto subito amicizia, diciamo. Lo trovo molto semplice, almeno per la mia manualità, da applicare, perché ha un buon grip sulla palpebra, non è né troppo liquido né troppo denso, e sono riuscita tutte le volte che l'ho utilizzato a mettere l'eyeliner in maniera quantomeno decente, o comunque che mi soddisfaceva, ecco. Non ho voluto di proposito stavolta velocizzare il passo dell'eyeliner per una volta che ero inquadrata, diciamo, decentemente. Spero che vi faccia piacere. Poi sfumo un pochettino di Coco, se non mi sbaglio, sotto nella parte esterna dell'occhio, per andare ad amalgamare bene il tutto. E ora con la parte pesca della matita doppia, che fa parte della collezione Arctic Holiday di Kiko, vado a illuminare l'interno dell'occhio, sia sotto, sovrapponendomi un po' anche alla sfumatura, insomma, che ho fatto prima, e poi anche un pochino sopra. Poi prendo anche di nuovo un po' del color vaniglia matte e lo metto sopra alla matita per andare a schiarire. Mascara, il mio amatissimo mascara di Essence, e questo è il risultato finale degli occhi, che personalmente mi piace tantissimo. Questi sono sempre i look che preferisco. Poi sulle guance applico il blush di MAC con il pennello Blush Brush di Real Techniques. Non ho messo terra né niente perché mi sembrava too much, e anche perché questo blush ha un leggero sottotono un po' biscottato, insomma, va anche a scaldare leggermente l'incarnato. Lo trovo perfetto, lo sapete, ve ne ho parlato tantissime volte. Rimuovo il burro cacao e ora contorno le labbra con questa matita di Essence, che adoro, infatti non dico l'ho quasi finita, ma diciamo ne è rimasta ben poca. E è molto pratica da applicare, si stende facilmente, mi piace proprio tanto, e questa l'ho utilizzata anche tante volte proprio a mo' di rossetto, mentre ora vado semplicemente a contornare le labbra e a fare una leggera sfumatura poi verso l'interno. E ora applico il rossetto, è di L'Oreal, e niente, un colore che io amo alla follia proprio, mi piace tantissimo. E poi questo l'ho preso all'aeroporto Palma de Mallorca, quindi ha anche un valore affettivo grande. E niente, lo applico direttamente dallo stick, molto morbido e confortevole, e assolutamente non sbava.
E niente ragazzi, questo è il risultato finale, spero tanto che questo video vi sia piaciuto per prendere spunto o comunque per vedere dei prodotti all'azione. E niente, vi mando un bacio grande, aspetto i vostri commenti qua sotto e niente, ciao, al prossimo video.